Allora, ricominciamo a parlare di tecnica. Centrerò l'intervento appunto sul racconto di come si realizza una medaglia fusa e alcuni cenni appunto sulla galvano tecnica che influisce sulle copie di medaglie in tempi estremamente moderni e recenti. Il racconto verrà realizzato attraverso dei lavori che abbiamo svolto all'interno della Scuola dell'Arte della Medaglia della Zecca dello Stato. La Zecca italiana ha nel suo contesto una scuola d'arte di alta formazione nata nel 1907, in cui realizziamo, oltre alla formazione, produzione e ricerca artistica del contesto delle arti del metallo. La nostra attività produttiva e creativa collima in modo molto forte con le tecniche storiche, sia perché alcune modalità in via generale non hanno subito grandi modifiche, come nel caso della fusione artistica, sia perché lavoriamo nel recupero e trasmissione di antiche tecniche della lavorazione del metallo come patrimonio immateriale di arte e cultura. Nel nostro racconto visivo, in cui cercheremo di mostrare l'essenza del processo tecnico, seguiremo come traccia scientifica la trattatistica, Vasari, Cennini, Pannoccio, Biringoccio, da cui trarre dati metodologici e procedurali secondo un metodo comparativo in cui l'esperienza ci aiuta a leggere il documento dell'opera. Esempi di medaglie fuse e ovviamente la medaglia fusa necessita di una matrice, di un modello che deve essere realizzato in dimensioni reali. Il metodo più diffuso, in questo caso appunto la modellazione di una placchetta in cera su un supporto di ardese, il metodo più diffuso che ci riporta la trattatistica è decisamente la cera. Giorgio Vasari, già nella Vita di Pisanello, delle vite, notifica che lavorare a rilievo nelle piccole dimensioni è di grande difficoltà. Costui fu ancora prestissimo nell'opera dei bassi rilievi, stimati difficilissimi degli artefici, perché sono nel mezzo tra il piano delle pitture e il tondo delle statue, perciò si veggono di sua mano molte lodate medaglie di gran principi. Il metodo di realizzazione probabilmente è il punto più diffuso anche perché lo riporta anche nelle vite di Alfonso Lombardi Ferrarese e ci dice Alfonso Ferrarese, lavorando nella sua prima giovinezza di stucchi e di cera, fece infiniti ritratti al naturale in medagliette piccole a molti signori e gentiluomini. Vasari nella trattazione tecnica riporta il metodo della modellazione della cera su ardesia, è anche una ricetta molto precisa, ma non l'associa ai bassorilievi, cioè la inserisce nella trattazione dei bassorilievi e oltretutto notificando anche il gusto dei bassorilievi in cera colorati come opera autonoma. Invece Benvenuto Cendlini descrive, scusate mi crolla questo coso, sono abbastanza, ok, va benissimo, nei modelli in cera per medaglie, in cui oltretutto nel trattato di orificeria notifica che il fare medaglie fuse è come fecero gli antichi. Il maestro debbe fare primamente in cera bianca quel basso rilievo che tu vuoi che la sia e della grandezza appunto che ha da essere la tua opera, che così conosciamo che gli antichi facevano. Questa cera si fa, pigliasi cera bianca pura, la si moscola con la metà di biacca ben macinata, un poco di trementina chiarissima. Questa vuole essere più o manco seconda di che stagione l'uomo si trova, perché essendo d'inverno tu gli puoi dare più trementina, la metà quella di estate. Di poi, con certi fuscelletti di legno, questa cera si lavora su un tondo di pietra, d'osso o di vetro nero. In sostanza, la cera veniva preparata con delle miscele di cera con trementina per dare maggior morbidezza o durezza, in cui la stagionalità ovviamente era molto importante, nel senso che se la temperatura esterna era molto più forte, la cera doveva essere molto più dura. E la biacca e altre sostanze avevano anche la funzione di opacizzare la cera in maniera da dare un buon stacco opaco sul nero dell'ardesia. Il trattato di un metallurgo, come può essere quello di Pannoccio Biringuccio della Pirotecnica, pubblicato a Venezia nel 1540,
notifica delle concordanze rispetto al metodo celliniano. Adesso non vi leggo tutto il punto del fare gli studi da poterlo facilmente con mano lavorare per fare ritratti di medaglie e farne fogliami o storie in basso rilievo. E ovviamente dice di aggiungere BH, un po' di sebo nero, di becco, che ha la stessa funzione della trementina, di ammorbidire la cera. E però notifica anche un'altra cosa, che se ne può fare di ogni collo cosa che ristenga per il freddo o per il caldo, cioè in pratica è il metodo più diffuso perché permette una grande definizione di segno o quant'altro, però fondamentalmente gli artisti operavano anche con altro genere di materiali. La cera si fonde con degli attrezzi metallici su una fiamma, questa è una fiamma ad alcol, cioè necessariamente una fiamma pulita, in maniera che si può colare a goccia sul supporto e successivamente poi rifinirlo con o modellarlo con, eliminando la materia con, a freddo. In questo caso, adesso si vedrà tutta la realizzazione di una medaglia. In questo caso, per esempio, il modello è realizzato con una plastilina, ovviamente un materiale contemporaneo, ma ne ho trovato ricette di plastilina in trattati settecenteschi, ottocenteschi, ovvero delle terre addizionate con cere, oli, per evitare che si seccasse e avesse maggior definizione. Ovviamente dopo aver realizzato il modello è importante realizzare un prototipo in materia dura con del gesso, impastando del gesso con acqua in maniera da avere una materia fluida e cremosa da poter colare sul supporto del modello senza sottosquadri. Allora, nello schema qui in basso, adesso i sottosquadri penso che stamattina vi stanno perseguitando, volevo appunto vi mostro cos'è in realtà un sottosquadro, perché in realtà uno pensa sotto il piano, no, e nella pratica la costruzione, cioè il modellato, non deve contenere angoli ottusi, deve esserci la superficie che con questi angoli aperti permette la sformatura, e questo vale anche per la coniazione, per qualsiasi cosa debba essere sformata, sia nel caso di un modello o in cera o in altro materiale che riceve un'impronta dal gesso, sia il successivo controstampo praticamente in gesso per poter avere il positivo, e sia anche per un conio che deve essere inciso in maniera da non avere delle parti che vadano sotto il metallo, altrimenti il tondello strapperebbe come strapperebbe il modello in gesso. In alcune medaglie si notano dei piccoli sottosquadri, e in pratica quando si vede, adesso purtroppo non ho immagini, come se un bordo, una rifinitura avesse slabbrato, come se proprio ci sia stata una specie di tiraggio della materia verso l'alto, e quello appunto è il sottosquadro. Dunque, Cellini nel trattato è estremamente preciso nella realizzazione del calco. Descrive come appunto che bisogna usare del gesso volterrano o altro gesso purché sia finissimo, voglio dire gesso cotto. In pratica è il gesso che proviene dalla calcificazione dell'alabastro, materiale considerato tuttora il gesso ottimale per delle lavorazioni di precisione, ovvero il cosiddetto gesso alabastrino. Descrive che si deve mettere una barriera intorno al modello per permettere al gesso liquido di depositarsi intorno in modo colletto, ovvero di non scappare intorno, e di versare il gesso con l'aiuto di un pennello. Notifica appunto che non deve avere sottosquadri, utilizzando proprio questo termine, e una volta ottenuto il calco negativo bisogna ottenere, appunto, realizzare il positivo, che non è nient'altro che, come Cellini ci descrive nei trattati, isolare la superficie del gesso con degli oli e delle cere
in maniera molto sottile, in maniera da non intontire l'immagine, rimpastare nuovamente il gesso e ricolarlo nuovamente sopra. Nella fase fra il gesso negativo e il gesso positivo, ovviamente l'artista aveva e ha modo di fare degli ulteriori interventi, delle rifiniture, in modo da poter intervenire ulteriormente sull'immagine, per esempio. Volendo si possono incidere dei piccoli segni oppure anche delle leggende. Quindi adesso qui potete vedere l'immagine del modello in negativo e in positivo. Oltre alla trattatistica, oltre che la possibilità di realizzare i calchi in gesso, viene molto spesso notificato lo zolfo. Ovvero lo zolfo fuso che in questo caso ecco, potete vedere sono dei calchi ottocenteschi che abbiamo in collezione alla scuola. In questo caso sono calchi di Cammei. Sono una serie appunto di calchi di Cammei per delle serie di riproduzioni che avevano un grande gusto intorno al 700-800, specialmente a Roma. L'uso dello zolfo ci viene notificato già da Cennino Cennini nel libro dell'arte e proprio lo notifica come per improntare delle monete Santalene o dei suggelli o delle medaglie, utilizzandolo sia allo stato fuso oppure in pasta, oppure realizzando un impasto di cenere per avere un'impronta rifrattaria per colarvi direttamente del metallo in una forma cava. Vasari, nelle vite di Valerio Vicentini, dell'edizione Giuntina, notifica che Valerio Vicentini aveva fatto molti di questi calchi di medaglie, non specificando però che si trattassero di finalizzate ad essere un falso oppure a una riproduzione di suoi cristalli o di sue opere. Lo zolfo diventa liquido con il calore, e scurisce progressivamente man mano che gli si fornisce appunto, si riscalda. Se viene versato in acqua fredda, solidifica e non ha il tempo di cristallizzarsi, quindi diventa una sostanza elastica e malleabile. Anche il manoscritto della Biblioteca dei Musei Nazionali di Parigi, copia di un libro di uno spagnolo di molti belli segreti, che era in cifra dell'arte del gettare medaglie e bellissimi sofisti, pubblicato recentemente da Alice Silvia Léger, riporta lo zolfo come tecnica per improntare una medaglia, neanche in questo caso di una medaglia già realizzata. Ed è una tecnica che in realtà è stata utilizzata veramente in tempi relativamente recenti, come si può vedere, questo nel testo che riporto a fianco. Trattato di tecnologia generale, in cui proprio lo zolfo viene notificato come metodo operato per fare medaglie in zolfo utilizzato dai medaglisti e degli incisori. Che c'entra? Ecco, adesso ve lo spiego. La cosa importante da notificare è che la medaglia improntata, oppure ripresa in calco, decisamente ha delle caratteristiche che derivano dalle medaglie e non dal modello, ovvero eventuali segni di usura del metallo, oppure ancora i segni diventano un po' saponosi, un po' tonti, perché ovviamente è un'impronta su un'impronta già data, e decisamente in fusione poi perde di volume. Ovvero il coefficiente di ritiro di un bronzo è del 2%. Ovviamente dipende dal tipo di lega, cioè diciamo è una valutazione di media. E tutto questo perché il metallo in fusione ha un volume maggiore che poi man mano durante la fusione il raffreddamento si riduce. E quindi una medaglia rifusa certamente ha una dimensione di minore rispetto all'originale. Infatti, proprio per questo genere di ritiro, questo fattore fisico proprio del metallo, la riproduzione del monumento di Marco Aurelio che è stato realizzato
concluso nel 97 dalla Scuola dell'Arte della Medaglia e dalla Zecca dello Stato, realizzato su un modello fotogrammetrico, ovvero su una base di rilievo realizzata dall'Istituto Centrale per il Restauro, il volume del modello è stato calcolato del 2% maggiore rispetto all'originale, proprio perché per questo coefficiente di ritiro, altrimenti il monumento sarebbe stato leggermente più piccolo, leggermente non tanto anche viste le dimensioni. E il problema non era solo un problema estetico e decorativo nello spazio della piazza, ma anche degli attacchi, dovendo riutilizzare gli attacchi del monumento originale sul basamento michelangiolesco, ovviamente non avrebbero più collimato per tutte le varie fasi di fusione e saldatura. Adesso arriviamo alla fase della fusione in terra, la cosiddetta fusione staffa. Per medaglie la trattatistica riporta in maniera abbastanza diciamo, costante appunto, la realizzazione di una medaglia fusa con questo metodo. Benvenuto Cellini ci dice proprio questo e pigliava, riferendosi sempre al Trattato di Oreficeria, capitolo XIII, questa è sempre la fonte, riferendosi a Lotizio de Meo Rotelli, orafo perugino attivo a Roma nel 1511-27, prendeva una certa terra che si chiama terra di Francia da formare staffe. Questa detta terra la adoperano quasi tutti gli ottonai e si gettano finimenti da cavalli e da mule, come seborchie e altre appartenenze. In sostanza la fusione in terra avviene formando una forma refrattaria in cui colare il metallo attraverso queste cornici in metallo, proprio vere e proprie staffe, con imprimendo il modello in questa terra d'argillosa detta terra di Francia, considerata che si chiama tuttora così. Per terra di Francia perché alle origini insomma era considerata intorno appunto al 4-500 la miglior terra che perveniva dalla Senna, da Parigi e dalla Senna, allora quindi detta terra di Francia. La terra di fonderia in realtà è un impasto di sabbia quarzosa e argilla, il quarzo è un materiale refrattario, cioè che resiste alla temperatura del metallo durante la colata, e l'argilla ha la funzione di agglomerare il quarzo rendendolo plasmabile e compatto. La terra viene setacciata, preparata accuratamente e battuta all'interno della staffa in modo da aggregarla, e sulla base preparata si imprime il modello in modo da lasciare un'impronta netta e dettagliata. Sul modello poi viene cosparsa, vedete qui in basso, queste qui le fasi appunto della staffa che ha ricevuto l'impronta, e sulla parte dell'impronta del modello si cosparge una terra, un distaccante, cioè una polvere molto sottile, che nel nostro caso, qui della fonderia artistica della Zecca, è grafite, e nel caso di Cellini, invece dice che si utilizza nerofumo, carbone sottilissimo e nero di lucerna. L'anonimo spagnolo del testo citato prima dice luto, una terra di polvere sottilissima usata da vasai. In realtà il luto è il termine per la terra di fusione addizionata, cioè ovvero terra di Francia addizionata a mattoni che si utilizza per la fusione a cera persa per la scultura. Dopo questa prima impronta ovviamente si realizza la controstaffa, cioè o l'impronta del rovescio su un'altra staffa oppure in questo caso che vedete si prende l'impronta, un'impronta con una specie di distanziatore per poter creare lo spessore del metallo. Nella forma, adesso sì, qui si vede, ovviamente sulla terra di Francia si taglia una parte che sono praticamente i coduli di fusione, ovvero quello che sarà l'imbocco del metallo che durante la fusione dal crogiolo permetterà l'accesso del metallo all'interno. E qui entra il fattore in gioco, un fattore molto importante. Ah, ecco, qui in questo caso invece un altro genere di fusione, in fusione ad albero.
In questo caso è una ricostruzione che abbiamo fatto in bronzo tempo fa per delle medaglie fuse romane, ma assolutamente è utilizzato anche per medaglie in epoche, diciamo anche abbastanza antiche. E che poi in realtà è l'evoluzione, cioè la forma di cavino che abbiamo visto questa mattina delle tante medaglie unite in sé, a cui venivano poi, praticamente, in realtà quello lì è un albero di fusione, in cui poi veniva realizzato il codolo, questi qui sono i codoli, e le materozze. Le materozze sono delle parti più grandi del metallo, diciamo di raccolta del metallo, era da permettere l'accesso al metallo in maniera fluida e fondamentalmente anche per raccogliere le imperfezioni, perché ovviamente la forma tenuta in verticale col metallo che scende in basso, praticamente le impurità si vanno a raccogliere in quelle parti lì. Le forme vengono seccate, fatte uscire tutta l'umidità, attualmente vengono inserite in alcuni forni che a circa 300 gradi. In passato si realizzavano delle buche in cui inserire, insieme a carbone, inserire queste forme in maniera che man mano si rilasciasse l'umidità. Le forme, infatti, come diceva Benigni, vengono fatte rasciugare bene e dopodiché fatte raffreddare in maniera che il metallo scorra meglio, come dice Cellini, perché vi è meglio l'opera delle forme che non le forme calde, così ci mostra l'esperienza. La descrizione dei forni della trattatistica è decisamente molto, molto ampia e dettagliata, perché il forno è molto importante. La capacità di avere il metallo fuso sufficiente per una serie di forme preparate oppure il metallo ben disciolto è una cosa che dall'antichità diciamo, ha affannato tutti i vari artisti che si sono dovuti appunto, confrontare con la scultura. È molto interessante il manoscritto, appunto, che chiamerò dell'anonimo spagnolo, perché fa una descrizione del forno a crogiolo, cioè vedete che conviene fondere a crogiolo, ovvero con la camera da fuoco in basso e il crogiolo inserito in questo forno, e ovviamente con l'aiuto di mantici per aumentare la temperatura. Descrive che questo è il miglior metodo, dice sì, però la cosa migliore è guardare e farsi fare con un forno come descritto da Pannuccio Biringuccio, in maniera che la chiude in questa maniera. Il trattato di Cellini invece ci dà una descrizione ovviamente molto dettagliata della costruzione del forno, perché era anche questa l'opera della fusione del fonditore, quello del costruirlo. Ovviamente qui accanto vedete un forno moderno, industriale, che con tutte le varie norme di sicurezza viene assolutamente acquistato, invece il lavoro del fonditore era anche quello della costruzione del forno. E anche Cellini notifica che il miglior modo per fondere medaglie o le cose di media dimensione, appunto, è il forno a crogiolo con la camera da fuoco in basso, il cosiddetto fornello a vento. E qui è il momento emozionante della fusione. Penso che vi sono note le descrizioni epiche del Benvenuto Cellini della fusione, dove ne fa un romanzo e praticamente cioè Ben-Hur a confronto e niente, però vi posso assicurare che questo è il momento più delicato di tutto il lavoro, perché cioè, tuttora con forni controllati e quant'altro, diciamo, imperfezione, una disattenzione fa perdere tutto il lavoro di preparazione e anche proprio del manifestarsi dell'opera, insomma, della produzione artistica.
Le due staffe, che qui c'è una serie di staffe, sono state chiuse e ben serrate fra di loro, così come la trattatistica da Vasari, Cellini e Vannuccio ci raccomandano, e il crogiolo versa il metallo all'interno delle staffe. Quando ho fatto queste foto, e non era la prima fusione che ho visto nella mia vita, ho poi pensato, scusate, ho notato come tuttora venga utilizzato il metodo del vetro, ovvero metodo notificato da Biringuccio, cioè una scaglia di vetro, del vetro rotto, lanciato sul crogiolo quando il metallo è ben caldo, in maniera che questo vetro appunto assorba polveri, impurità o quant'altro, dopodiché rimosso prima della fusione. E nel 2015, no, nel 2016, questo, nemmeno un anno fa sono state scattate queste foto, e ritrovare per l'ennesimo metodo che coincide con la trattatistica antica, devo dire, colpisce alquanto. La fase finale della fusione, e vedete le forme, le staffe con il metallo ancora caldo che fiora, che è stato raccolto nella materozza. La parte finale del lavoro, diciamo che qui comincia, diciamo, tutta la parte di rifinitura. Le staffe, una volta fredde e il metallo perfettamente raffreddato, vengono rotte e in maniera da poter distaccare la medaglia. Vedete perfettamente i coduli di fusione della materozza. E la fase appunto della rifinitura, ovvero il metallo viene eliminato, si eliminano i residui di terra e si segano i coduli di fusione. Le parti che ovviamente sono molto spesso particolarmente riconoscibili sui bordi delle medaglie fuse. E eccoci qui. E la fase di rifinitura è una fase decisamente importante. Vedete il metallo immediatamente dopo la fusione, semplicemente qui è stato semplicemente sabbiato e lavato, ha questo aspetto opaco, un po' spugnoso, e anche di un rossiccio abbastanza diseguale. E in tutte le medaglie, in tutte le fusioni, questa fase è molto importante, anche se non particolarmente notificata nella trattatistica. Cellini parla molto della rifinitura per gioielli, appunto di come dare una colorazione all'oro e all'argento, ma sulle medaglie tace un po'. Vasari, nel capitolo undicesimo dell'introduzione alla scultura, invece, quando parla di piccoli bronzi come sono le medaglie, ci dice: finiti questi getti, l'artifice li poi con ferri appropriati, cioè bulini, ciappole, strozzi, ceselli, punte, scarpelli e lime, lieva dove bisogna e dove bisogna spigne allo indietro e rimetta le bave, e qua altri ferri che rado la raschia. Pulisce il tutto con diligenza e ultimamente con la pomice gli dà pulimento. Questo bronzo col tempo piglia per sé medesimo un colore che trae in nero e non in rosso come quando si lavora. Alcuni con olio lo fanno venire nero, altri con aceto lo fanno venire verde e altri con la vernice gli danno un colore di nero tale che ognuno lo conduce come più gli piace. In pratica, ritorniamo alla patina da rifinitura, appunto con lime, ceselli, ovvero per via di levare oppure per spingere per decorazione meccanica di un cesello, e la patina. Allora, in questo caso vedete nell'immagine in alto una patina realizzata con solfuro di potassio, il cosiddetto fegato di zolfo, per il suo colore, per il suo odore molto acido e solforoso. Vasari ci notifica le patine di bronzi in voga al suo tempo, ovvero con aceto o con
oppure con altre sostanze solforose, oppure per vie di Lacche. La patina, appunto questa ossidazione controllata del metallo, come si diceva questa mattina, che oltre alla funzione estetica ha anche un'estrema importanza protettiva. Gli scultori erano coscienti, anche se non la capacità di autoproteggersi di un metallo, e costituire una patina compatta di ossidazione favorisce di gran lunga la conservazione della scultura. E dopodiché, appunto, con l'azione di pomice e polvere di bicarbonato, si crea questo effetto coloristico, dando luce nelle parti più rilevate e lasciando la parte più scura nelle parti più profonde, in maniera da avere questo contrasto di luce e ombra. E questo è il nostro oggetto finito, realizzato l'anno scorso, ma come vedete che collima di gran lunga e ci ha aiutato a visualizzare quello che sono le tecniche antiche. E adesso arriviamo alla galvanoplastica. La galvanoplastica è un processo che in realtà ci nasce dagli studi di Luigi Galvani sull'elettricità biologica e sulle alcune applicazioni, e nello specifico, diciamo, l'utilizzo del processo elettrolitico ci proviene dai primi studi di Luigi Valentino Brugnatelli del 1903, che sperimentò appunto l'elettricità dinamica per i metalli, e studi poi perfezionati nel 1837 in Russia dall'ingegnere prussiano Moritz Hermann von Jacobi e da Thomas Spencer in Inghilterra nel 1840. In pratica la galvanoplastica è un processo elettrochimico che permette, attraverso l'elettrolisi, di ricoprire con un deposito metallico un oggetto, e oppure di riprodurre metallo da una forma cava, da una forma cava non metallica, riuscire a riprodurre un oggetto metallico. E in pratica l'elettrolisi attraverso questa elettricità fra un catodo e un anodo, permette la trasformazione dell'energia elettrica in energia chimica. In laboratorio, gli esperimenti di elettrolisi vengono in genere condotti in soluzioni acquose in un apparato elettrolitico. Nella soluzione vengono immersi due elettrodi, i quali viene applicata una corrente elettrica continua. Per attrazione tra le cariche opposte, gli ioni positivi, cationi, vengono attratti dall'elettrodo negativo catodo, e gli ioni negativi, anioni, dall'elettropositivo. In sostanza, adesso vediamo, no, questi sono gli esempi. Cioè, in sostanza, una forma cava resa conduttrice, che ci rappresenta il polo negativo, e il polo positivo rappresentato da un elemento metallico, attraverso la soluzione acida, vengono trasmesse le particelle da una parte e dall'altra, cioè dal polo positivo si va verso il polo negativo, quindi si depositano sulla forma negativa. E in questo, potete vedere, queste sono delle diciamo medaglie, sono dei calchi in rame galvanico, che sono delle impronte da De Punzoni in acciaio, incise a taglio diretto da Filippo Speranza. Sono state fatte appunto queste impronte, probabilmente appunto, certamente in materiale non metallico, in cui attraverso il processo galvanico è stato riprodotto il dritto. Vedete il rovescio, che mostra chiaramente come queste piccole bolle, queste parti diciamo così grumose, è la materia che si è andata a depositare durante il processo elettrolitico. In questa immagine forse è ancora più chiara, sempre una riproduzione di un conio, di un punzone, scusate, di Filippo Speranza. E questo è il
un apparato elettrotitico moderno con la rappresentazione appunto di apparati delle origini quando sono stati realizzati. La galvanostegia che permette delle impronte molto dettagliate e definite è stata immediatamente utilizzata per la produzione artistica. Nel caso poi specifico delle di calchi di medaglie e monete in maniera veramente molto estesa. Anche il primo trattato di Jacobi, tradotto in italiano nel 1841, ha proprio una lunga parte in cui tratta come riprodurre medaglie e monete. In sostanza, il metodo appunto è questo qui. Allora, la trattatistica consultata ci dice che il calco di una medaglia veniva realizzato o in gesso o in zolfo. Lo zolfo reso impermeabile imbibendolo di cera in maniera che la soluzione acquosa non rovinasse e rendendo il non metallo conduttore con grafite e con delle soluzioni di argento o altro, ma tendenzialmente appunto grafite. In questo caso noi abbiamo utilizzato grafite. La superficie conduttrice gli viene appunto messo un filo di rame in maniera che possa trasmettere energia elettrica e diventare catodo e inseriti in paghetti insieme in questo caso e appunto la soluzione di rame, quella che la soluzione acida blu che vedete, si inserisce il pezzo di rame che rilascerà il paghetto sulla forma e abbiamo una lamina molto sottile che ci ha calcato perfettamente la forma negativa. Queste sono altre prove realizzate, potete vedere il modello, l'oggetto, la lamina galvanoplastica, il suo retro e il particolare del retro che vedete come è sottile e come riporta sempre queste piccole bolle e sfiammature. E la riproduzione è decisamente molto precisa riprendendo anche alcune parti di sottosquadro perché l'elasticità della forma, infatti la trattatistica ci dice anche di utilizzare la guttaperca, ovvero delle forme di caucciù in maniera da poter sformare anche delle forme con sottosquadro e tutto tondo. E questo metodo, appunto decisamente moderno, però ovviamente ha la problematica che deve avere un suo positivo e un suo negativo, ovvero non si può realizzare una medaglia tutta intera. Infatti, diciamo, anche delle forme a tutto tondo, bisogna realizzarle nelle due valve e poi saldarle. Quindi, ben difficile perché nelle medaglie più che altro erano considerate per placchette oppure per documenti di medaglie come raccolta di studio. La galvanoplastica nel 96 è stata applicata per esempio per questo oggettino, ovvero la colonna Antonini scala 1 a 10. È una forma totalmente cava e la garanzia appunto della galvanoplastica è quella che permette delle impronte molto dettagliate però con degli strati molto sottili che la fusione a cera persa decisamente non permette perché ovviamente bisogna avere un cavo in cui il metallo riesca a scorrere. In questo caso andando per deposizione si possono avere anche pochi micron come nel caso della galvano applicata alla doratura. E la doratura e i processi galvanici per deposizione, per esempio, nelle medaglie ha portato ovviamente a facilitare i processi di doratura di medaglie, oltre che a delle massicce campagne di ridoratura di medaglie antiche, come anche di monumenti antichi, come a livello conservativo, diciamo, danno della galvanoplastica è stata l'acciaiatura delle lastre,
delle lastre per una cicatrice stampa, ovvero per permettere delle ulteriori tirature. Le lastre venivano galvanizzate in maniera da poter proteggere il segno. Il risultato è che a distanza di 100 anni, 50 anni, 80 anni c'è la corrosione del ferro, perché ovviamente per corrosione elettrochimica e questo ci ovviamente per, no, non ci preserva ulteriormente la lastra come si pensava a suo tempo. E invece in questo caso la galvanosteggia è stata realizzata per avere la scultura, perché in fondo questa colonna è una scultura cava sufficientemente sottile, con degli spessori quindi leggera da poter assemblare nei suoi 5 metri di altezza. Fatto.